Taranto, Borgo Antico, una location fantastica. Siamo infatti dinanzi proprio all'affaccio al mare di via Garibaldi. Una iniziativa, quella di oggi, di rete a raccolta, costituita da varie associazioni di volontariato che stanno realizzando una azione di bonifica, di pulizia dei fondali marini, un modo per collaborare con le istituzioni. E abbiamo, e ho al mio fianco, uno dei tanti volontari. Nella vita è un medico, il dottor Antonio Ancora, medico di medicina generale, ma un volontario che ama la nostra città e che ha voluto dare il suo contributo. Cosa significa oggi questa testimonianza? Grazie a una pausa che il Covid ci ha concesso in questo periodo, ci siamo dedicati con varie associazioni ambientaliste a pulire un po' il litorale di via Garibaldi. È un'impresa molto ardua, comunque vedo con piacere che i volontari sono tanti, raccolgono materiale il più impensato, dal vetro alla plastica, e ci sono varie associazioni ambientaliste con il supporto di Chim Ambiente. Noi facciamo parte della Lega Navale, che con i propri kayak, siamo una ventina di persone col kayak che hanno dato il loro contributo. Ci spingeremo anche oltre, andremo verso il Ponte di Pietra poi a raccogliere le cose dove solo i kayak possono arrivare. È un'iniziativa importantissima e di grande valore. La speranza di cui io faccio insomma, un affidamento è che speriamo che questo serva pure ad essere un invito alla gente a sporcare di meno, insomma, a raccogliere i rifiuti invece di buttarli in mare.